Smile and Learn! Ciao amici! Bentornati a Pazzi per la Scienza, un programma in cui scopriamo, impariamo e sperimentiamo! L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo imparato cos'è l'elettricità e da dove proviene. Oggi scopriremo i tipi di elettricità e i circuiti. Siete pronti? Inizieremo con un paio di domande. Vi è mai capitato di camminare su un tappeto e poco dopo di sentire una piccola scossa toccando un oggetto? Sì! E vi è mai capitato di spazzolarvi i capelli per un po' di tempo e di notare come si attaccano alla spazzola? Sì! Ebbene, questo accade a causa dell'elettricità statica, ovvero la carica elettrica che si crea quando gli oggetti si sfregano l'uno con l'altro. Lasciate che vi spieghi. Tutti gli oggetti sono formati da atomi, che sono impossibili da vedere perché sono piccolissimi. Questi atomi hanno cariche elettriche diverse, positive o negative. Quando due oggetti si sfregano l'uno con l'altro, si caricano di energia e le cariche negative si muovono, creando uno squilibrio. Questo squilibrio viene chiamato elettricità statica. A volte l'elettricità statica fa sì che due oggetti si attacchino o si attraggano tra loro, come i capelli e la spazzola quando ci pettiniamo. La spazzola ha più cariche positive e i capelli hanno più cariche negative. Le cariche positive e quelle negative si piacciono molto, cioè si attraggono. D'altra parte, le cariche uguali non si piacciono per niente. Per questo motivo noterai che i capelli si vogliono separare l'uno dall'altro. Questo perché ogni capello è carico negativamente. Quando due oggetti hanno la stessa carica, positiva o negativa, si allontanano o si respingono. Ora sappiamo perché con alcuni oggetti, a volte, prendiamo la scossa. Succede perché passiamo un eccesso di carica elettrica da un oggetto a un altro. Curioso, non è vero? Ora che sappiamo cos'è l'elettricità statica, vediamo cos'è l'elettricità dinamica. L'elettricità statica dura molto poco. Ovviamente non possiamo usarla per caricare i nostri cellulari o per accendere una lampada. Abbiamo bisogno di ottenere un tipo diverso di elettricità utilizzando le risorse naturali che ci circondano, come vi ho spiegato nel video precedente. L'elettricità che riceviamo in casa per far funzionare i nostri dispositivi elettronici si chiama elettricità dinamica. L'elettricità dinamica è il flusso di cariche elettriche. Come l'acqua scorre in un fiume, le cariche elettriche scorrono in un cavo. Affinché le cariche elettriche possano fluire continuamente, abbiamo bisogno di un circuito. Un circuito è un percorso chiuso dove le cariche elettriche possono muoversi. I circuiti sono composti da due parti. La prima è una fonte di elettricità di cui abbiamo parlato nel video precedente. E la seconda corrisponde ai materiali che permettono il passaggio delle cariche elettriche. Ti faccio vedere. Qui vediamo un circuito all'interno di questa torcia. Ci sono due pile, che sono la fonte di elettricità, e i fili, che portano la carica elettrica alla lampadina. Se accendo l'interruttore, le cariche elettriche iniziano a fluire attraverso i fili e la lampadina emette luce. Se spengo l'interruttore, le cariche elettriche smettono di fluire e la lampadina non emette luce. Funziona come un ponte levatoio. Quando le sue parti si abbassano, le auto possono tornare a circolare. La stessa cosa succede con le cariche elettriche in un circuito. Molto bene, ragazzi! Ora che abbiamo imparato tutto sui tipi di elettricità e sui circuiti, vediamo cosa vi ricordate. Uno squilibrio di cariche positive e negative tra due oggetti si chiama... elettricità statica! Elettricità statica! Esatto! E la carica elettrica che scorre si chiama... elettricità dinamica! Elettricità dinamica! Molto bene! Ottimo lavoro!
Ci vediamo nel prossimo episodio. Non perdetevelo! Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.